Benvenuti ragazzi, non sapremo mezzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con una nuovissima 4-year challenge, una delle challenge migliori di questo canale, senza alcun tipo di dubbio, una delle più apprezzate. Come avete apprezzato sicuramente la 4-year challenge battle con Tearless Raptor, l'ultima è uscita qualche giorno fa, andatela a recuperare, mi raccomando, la trovate sul canale. In realtà poi sul canale trovate anche l'altra 4-year challenge che avevamo registrato assieme. Ne trovate due, ben due. Lo so che volete molti più video con Tearless, ma ognuno ha i propri impegni. Ogni volta che possiamo vi prometto che vi portiamo dei contenuti assieme. Oggi partiamo dalle nazionali perché dopo tutta la stagione che abbiamo seguito con tanto cuore ed enfasi mi è un po' scesa con la Nations League. Eppure il terzo quarto posto si dovrà giocare l'Italia. Che spettacolo. Andiamo con i tre canonici click. Il primo ci manda in Spagna, l'Uesca. Il secondo in Svezia, al Sirius. Il terzo in Italia, al Como. Partiamo dalla Serie B dunque. A proposito di Serie B, ieri è uscita un'operazione rinascita con il Bari, che dopo la clamorosa sconfitta in finale playoff ha suscitato in me un istinto da rebuilder. Andate a recuperare anche quel video. Il Como secondo me davvero una bella squadretta, con più di un talento da tenere d'occhio e in generale abbastanza completa. Mi piacerebbe poter tenere questo modulo. Andrei però a investire sicuramente su qualche altro difensore centrale, e forse anche su un altro attaccante che possa aiutarci molto di più in fase realizzativa. Come in ogni 4-year challenge che si rispetti, però una piccola menzione, beh chiaramente sul canale di mezzo che fai non la fai la menzione, allo sponsor del canale Eneba, sito sul quale potete acquistare giochi a prezzi scontatissimi, ma anche ricariche per il portafoglio e abbonamenti a prezzi super scontati. Non solo, perché da qualche settimana, da qualche mese, in realtà potete anche vendere su Eneba. Quindi se avete degli oggetti a tema chiaramente tecnologico, come potete vedere ci sono anche dei componenti del computer, dei videogiochi, addirittura delle console, potete venderle su Eneba. Ci sono degli sconti, poi 10% di sconto su tantissimi tantissimi giochi, anche preordinabili, anche già usciti. Per esempio Football Manager 2023 lo trovate a 24 euro, ma ce ne sono tanti tanti altri. I link per Eneba sono in descrizione, mi raccomando fateci un salto perché troverete sicuramente qualcosa che può interessarvi. Un difensore che poi anche durante la stagione può crescere secondo me è Bessie Romerajic, perfetto per il nostro canovaccio tattico. È in scadenza di contratto, quindi probabilmente riusciamo a portarcelo a casa anche per una cifra irrisoria, 1.900.000 regalato. Ma non mi fermo qui. Nagalo, giocatore che non ha fatto male quest'anno con il Nordjylland, costa un pochettino di più rispetto a Omeragic, ma secondo me riusciamo comunque a strapparlo per una cifra bassa, bassa, bassa. E già così è molto bassa. Riusciamo a strapparlo per 2.450.000 più una piccola clausola e abbiamo la difesa del futuro. È vero, ci serve una difesa pronta adesso, ma Nagalo è già un 70. Omeragic è già più forte di Odenthal. Chiudo il calciomercato in realtà non con un attaccante. Do fiducia a Cherry. Non so come mai ho avuto questa intuizione, spero di non sbagliarmi. Joshua Wagnoman, 3.500.000, così ho i soldi per fare il contratto. Perfetto. Wagnoman ci dà una bella copertura difensiva, dato che qui a sinistra abbiamo Blanco, che non è che difensivamente sia un granché. Questa dunque sarà la nostra formazione titolare per questo primo anno di 4-year challenge. L'obiettivo è semplicemente quello di finire la stagione con il pollice all'insù, sinceramente, così posso cambiare squadra subito. Raggiunge gli ottavi di finale di Coppa Italia, conquista la promozione diretta. Non sarà semplice però. Ci sono delle squadre, secondo me, che sono un po' più attrezzate. Ho paura soprattutto perché ho un bel po' di giocatori in prestito e adesso i soldi per riscattarli non li ho. Ci penseremo. Attenzione ragazzi, perché questi dovrebbero essere i playoff. I playoff. Male, malissimo, malissimo. Ushish. Cazzata come la belva la società. Aiaiaiai, non benissimo questa prima stagione. Più 4 per Omeragic, più 4 per Nagalo, più 4 per Odenthal, non male, più 5 per Blanco, hai capito Blanchito? Hai capito Vignali ha succhieggiato un po' il posto qua davanti. Mannaggia Cherry, io mi fidavo di te Cherry, mai più. E adesso vediamo ragazzi, perché la situation non è per niente linda, per niente. Mi sa che dovrò prendere un po' di giocatori dagli svincolesci, a meno che non possa riscattare qualcuno adesso, ma mi pareva che là in alto a destra ci fossero state le email di addio. Oh no. Allora, questa è la nostra formazione. In realtà quello che ci manca è un bel portierozzo, perché prima Gomis aveva un bel overall. Ci servirebbe anche allungare un po' la rosa, però insomma, con un paio
Svincolati dovremmo cavarcela. Tra gli svincolati ho trovato Ivušić, che aveva preso Tierless nella scorsa 4 years e mi sembrava fosse un 73-74. Certo, Gomis sarebbe perfetto, ma non ce l'ho dato in prestito, vero? Mannaggia la miseria. Serve un portiere forte. Io provo a spendere parte del mio budget per Gomis. Vediamo se il Ren ci viene incontro. Abbiamo 6 milioni. Dovremmo cercare veramente di pagarlo pochissimo. Però dai, pare che il Ren si stia ammorbidendo. 2 milioni e 6 con la clausola del 15. Ritorna Gomis. Ho rinforzato la rosa con due svincolati. Tuan Zebe, difensore centrale, e Ezequiel Avilà. Questo è un gran acquisto. A questo punto l'attacco non è molto fisico, devo ammettere. Però quando ci sarà bisogno di fisicità... e subentrerà Cherry. Proverei a chiudere un altro colpo a centrocampo perché siamo un po' corti. E quindi un giocatore che può darci una bella mano per la Serie B è sicuramente Medibu Rabiá, che ne ha viste di cotte e di crude. Ha il contratto in scadenza, dovrebbe valere intorno al 1,5 milioni, credo. Speriamo. Ok, perfetto. E soprattutto dovrebbe avere un overall in linea con la nostra squadra. E infatti mi è un 71, addirittura meglio di Baselli. Vabbè, io glielo butto in squadra. La formazione non è male, secondo me adesso ce la possiamo giocare un pochettino di più per andare in Serie A. Speriamo. Ok, siamo a maggio, quest'anno dovremmo esserci in Serie A, raga, vediamo un attimo. No, la Society è un po' scontenta, ma di che è? Siamo arrivati secondi, ma bene così. Ma io cosa dovevo fare più di così? Abbiamo anche raggiunto gli ottavi di Coppa Italia. Guadagna 15 milioni di... Sì, vabbè, adesso, ragazzuoli, dai. Cioè, la squadra sicuramente c'è. Anzi, tra l'altro, con qualche investimento a centrocampo, sarebbe pure una squadra da salvezza, secondo me, in Serie A. Andiamo a vedere nel dettaglio, però. Gomis diventa un 76, Omeregic un 76, Nagal un 78, Tuan Zebe un 77, Odental dietro un 72. Pochi sostituti, ci sta, ovviamente. Blanco 75... vediamo un attimo Burabia, alla fine le ha giocate, ne ha giocate parecchie, anche da Cugna molto bene, cresciuto, 75 anche Wagnoman, qua davanti Avilà, 27 gol e 5 assist, lui ha fatto sicuramente la differenza, un livello superiore, e Coltrone è diventato un 78, bella squadretta secondo me, se andiamo a vedere l'11 titolare, io sono sinceramente soddisfatto, a parte il centrocampo, vediamo gli incarichi, perché abbiamo delle squadre di, serie, squadra di Serie B, l'Udinese in Serie B. Possiamo permetterci qualcosina di più? Attenzione perché c'è il campionato portoghese e io qui sinceramente mi farei ingolosire, raga. Lo so. Io non mi vorrei fare ingolosire, ma poi mi dite, ma mezzo, ma perché non sei andato all'Ajax? Perché non sei andato al Benfica? Eccoci qua. Ci siamo salvati, ragazzi. Questa Fourier Challenge potrebbe diventare interessante. Molto interessante. Ora, chiaramente, con i soldi che abbiamo al Benfica, dobbiamo prendere un giocatore dal Como. Fortunatamente, a parte Gonçalo Ramos, abbiamo più o meno tutti quanti i giocatori forti, no? Silva, che può crescere ancora, Vlachodimos, va anche Florentino. Sicuramente dobbiamo migliorare la fase difensiva. Occhio poi al centrocampo e all'attacco, perché in realtà Rafa dovrebbe fare upgrade dalla sinistra. Sheldrup non da trequartista. Potremmo tenere Ausnes così, che comunque dà un bel po' di solidità a questo giocatore. Ho messo a seguire due giocatori interessanti, ovvero Valentin Castellanos e Kokçu, che è già stato ufficializzato in realtà al Benfica. Non credo di riuscire a prenderlo il prossimo anno. Sicuramente dal Como i due più interessanti potrebbero essere Nagalo, che ha 21 anni e potrebbe già crescere, diventare a livello di Silva, oppure Avilà per l'attacco, ma non si priveranno di questo giocatore. A questo punto vado su Nagalo. Il Benfica vuole 28 milioni e io glieli do molto volentieri. Siamo all'interno della terza stagione, qualche giocatore è già volato, come potete vedere, però è arrivato Nagalo ed è cresciuto di 2 punti overall e quindi ha lo stesso overall di Silva. La titolare va sicuramente rinforzata con un nuovo terzino sinistro e un nuovo attaccante. In caso avessimo ancora i soldi, sicuramente un altro centrocampista. In difesa poi abbiamo Verissimo, João Victor come sostituti, Sheldrup come alla sinistra di riserva e direi Moreira come riserva di Neres. Qualcuno poi lo possiamo ancora far volare. Abbiamo comunque una buona cifra per il calciomercato, che non ci permetterà assolutamente di prendere Kokçu, imprendibile, ma sicuramente Tati Castellanos sì. Andiamo dentro a trattare con il Villarreal. Siamo riusciti a chiudere per 35 milioni con il Villarreal. È una grossa cifra, ma che ci permette... acquista due giocatori nati in Sud America. Ok, non mi ero accorto di questo obiettivo. Dicevo, è una cifra alta che ci permette di avere un giocatore però veramente eccezionale, secondo me.
Poi là davanti facciamo i tre nani, però, che devo dire. Sulla sinistra abbiamo più casting attivi. Sarebbe romantico un ritorno di Grimaldo, che prima mi ero completamente dimenticato. Però bisogna vedere un po' anche il prezzo di questi terzini. E costano tutti moltissimo. Quello che costa meno forse è Gaia? Mi sa proprio di sì. E allora io mi prendo Gaia, che va benissimo. Arca mignegna. 28. Buono 28, dai, ci sto. Ho i soldi forse per un ultimo acquisto. Un centrocampista che possa farmi sia il mediano, sia il centrocampista centrale. Eustachio conosce il campionato del Porto. Togliamo un giocatore discretamente importante ai nostri avversari. Dovremo sicuramente pagarlo moltissimo. Quindi andiamo direttamente con il suo valore. Aggiungiamo una clausola, vediamo cosa ci rispondono. Ne vogliono 30. Forse possiamo chiudere a 20, forse anche 25, ma proviamo 26,8. Benissimo, preso Eustachio. La formazione è completa, un po' tra virgolette, così. Abbiamo una buona titolare che secondo me ancora non può giocarsela con Sporting e Porto, devo dirlo sinceramente. Qua davanti non siamo messi male, tra Schelderup, Moreira e Musa. In centrocampo con Eustachio gli abbiamo messo una pezza, ma chiaramente mancherebbe un sostituto di Ausnes. In difesa ci siamo, mancherebbe un terzino di riserva. Abbiamo un giocatore molto molto giovane con un overall molto basso. Secondo me comunque per essere la terza stagione potremmo fare anche bene e guadagnarci nella quarta qualcosa di interessante. Come gironi abbiamo Manchester City che sicuramente è inarrivabile, occhio ai Gladbach, sicuramente con il Panathinaikos devono essere 6 punti. Devo essere sincero con voi, non ho idea di come sia andata la stagione perché sono andato in bagno e ne avevo bisogno, ragazzi. Non c'è la finale di Champions, veramente un gran peccato. Non mi voglio spoilerare nulla, la società è contenta, la crescita un attimo. Siamo campioni di Portogallo, questo molto molto bene. Ho visto che la Coppa di Portogallo non l'abbiamo vinta, peccato. Champions League, vediamo. Voglio andare prima ai gironi. Cosa ho cliccato? Devo sbagliare. Allora, gironi. Gironi. Ok, perfetto. Siamo passati come secondi contro il Manchester City. Ce lo immaginavamo. Agli ottavi abbiamo battuto il Bayern Monaco. Non ci posso credere. Ma dai, sto cacchio di Manchester City. Ancora che me lo sogno. Porca miseria. Atletico Madrid li batte. Alla fine c'è Atletico Madrid Wolverhampton. Atletico Madrid con la dovuta calma. Con la dovuta calma. Questa è la formazione del Benfica. Ho visto cose belle, ho visto cose strane, tipo Nagalo che non cresce neanche di un punto overall, molto strano. Silva si è fatto un bel più 4, bah, è diventato 84. Musrati devastante, Eustachio alla fine è stato molto utile, molto bene anche Ausnes. Rafa è diventato un 87 con Schelderup che ha il potenziale per diventare speciale. Non t'arrabbia Schelderup, non t'arrabbia. Qua davanti ha giocato Moreira al posto di Neres. Oh shish. Castellano sì, ma perché? Ma perché? Ma perché? Vabbè, fa lo stesso. Sentite, ma io al Wolverhampton ci andrei volentieri. No! No, ci stavo credendo tantissimo. Ci stavo credendo tantissimo, raga. Ho detto, c'è il Wolverhampton. Non ci posso credere. No, ragazzi, non ci credo. Non ci credo, ma non ci credo, ma non ci credo che il Wolverhampton ha vinto. Ma non ci credo che il Wolverhampton ha vinto la Champions League. No, vabbè, dai, non ci credo. Ma non ci può, ma non ci posso credere. Ma come potrai crederci? Ma fammi andare sul mercato, per favore. Cioè, ma con che squadra, vi prego? Con che squadra? Ma come José Sa... Ma dai, ma... No, vabbè, ragazzi. Vabbè, Di Lorenzo, l'unico buono che c'è qua nel mezzo. Teyes... No, dai. No, vabbè, raga. Nunez. Vabbè. Sì. Vabbè. Ok. Questa è una delle cose più strane che abbia mai visto, senza alcun tipo di dubbio. A questo punto direi di scegliere tra un inglese. Mi piacerebbe andare al Manchester United, perché non ci siamo quasi mai stati a memoria. Vado al Chelsea a questo punto. Vado al Chelsea. Provo il Chelsea, dai. Giusto perché anche il City l'abbiamo utilizzato spesso. La squadra non è per niente male.
C'è bisogno di più di qualche upgrade. Vediamo cosa riusciamo a prendere dal Benfica. Facendo un buon lavoro, secondo me, in finale di Champions potremmo arrivarci. Why not? Abbiamo 174 milioni, qualcosa di assurdo. Ho inserito Antonio Silva, Al-Musrati, del quale però non si priveranno, e Rafa. Visto che il mio obiettivo principale era Al-Musrati, provo a prendere Silva, dandogli un centrocampista. E il mio obiettivo è dargli proprio Kanté. Dovrebbero accettare, così è, 47 milioni più un gol Kanté. Chiaramente Al-Musrati non si è ancora sbloccato, si sbloccherà nella nuova stagione. E quindi entriamo all'interno della quarta ed ultima stagione. Questo è il calciomercato che ho fatto con il Chelsea nella quarta stagione. Ho rinforzato l'attacco con Lautaro Martinez, ma non solo, perché ho preso Pedro Gonçalves come ala. Sapete che è un mio pupillo. Sulla mediana, Musrati purtroppo non era prendibile anche con il trucchetto di Kanté, Tchouaméni dunque, e per la tre quarti Dani Olmo, Angeligno e Disasi invece per rinforzare le seconde linee della difesa. Mi sono dimenticato di Oblak? Mi sembra di sì, ho preso anche Oblak in porta. Questa sarebbe la nostra formazione titolare e queste sono le seconde linee. Non gioca Fernandes, gioca Gallagher, non gioca Havertz, gioca Dani Olmo. In difesa forse potevo migliorare ancora qualcosina, però Angeligno, Disasi e Malogusto secondo me mi possono dare delle buone coperture. Là davanti invece abbiamo Pulisic come primo sostituto di Gonçalves e Sterling, ma poi abbiamo anche Madueke che rientra nelle riserve. Posso ritenermi abbastanza soddisfatto, direi, e soprattutto abbiamo rinforzato la porta con un signor portiere e abbiamo una prima punta da rispettare. Questo è il nostro girone di Champions: Marsiglia, Ajax, Shakhtar Donetsk. Dovremmo riuscire a passarlo, nel caso ci vediamo a febbraio. Sia chiaro, non ho la certezza di arrivare in finale di Champions, anzi, perché so come funziona la simulazione, però la squadra mi piace, cioè secondo me abbiamo fatto un buon lavoro, soprattutto perché siamo partiti dal Como. A febbraio abbiamo il Borussia Dortmund, compagine forte, soprattutto perché alla quarta stagione si è rinforzata parecchio. Vediamo come va l'andata, 3-0, molto bene, vediamo, 3-3, ci sta. Lo Sporting Lisbona. Non ci credo, raga, dai. Ma no. Che botta. Avrei preferito uscire con, non so, il Paris Saint-Germain, il Real, il City anche, ma non con lo Sporting Lisbona, raga. Peccato, perché poteva... ci sta che la società non sia contenta. Siamo arrivati poi secondi in campionato e di nuovo l'Atletico Madrid in finale di Champions contro il Manchester City. Ragazzi, purtroppo non va sempre come vorremmo. Questa è la nostra formazione, direi che... non credo ci sia molto da dire, Questa è senza dubbio una squadra che doveva arrivare in finale di Champions. Bene anche i nostri esterni, benissimo la centrale con Silva che si è fatto più 3, è diventato un 88 a 22 anni, insieme a Lenormand, veramente... Una bella coppia difensiva. Mi sono perso effettivamente le Normand in scadenza. Alla fine ha giocato anche Disasi, ha giocato anche Badiashile. Insomma, un quartetto difensivo davvero niente male. Tchouaméni, Fernandes inamovibili. Havertz il titolare, però anche Olmo il suo l'ha fatto. Gonçalves 8 gol 11 assist. Sterling 18 gol e 7 assist. Vediamo Lautaro Martinez, 25 gol e 1 assist. Non male comunque la sua stagione in Premier League. Chiudiamo, raga, ci salutiamo andando a vedere chiaramente la squadra dello Sporting, perché con il Benfica avevamo, diciamo così, vinto il campionato, quindi non mi aspetto una squadra super super fortissima. Meslier è un 83 intanto. In difesa abbiamo Pedro Porrito ed è il più forte. Edwards, va bene, e poco altro. Non si sa come abbiamo perso contro questo Sporting. Ragazzi, direi che ci possiamo salutare qui. Peccato, mi segno il Chelsea perché la prossima volta vorrei sinceramente riuscire a vincerla, la Champions League, con questa squadra. E vorrei quasi rifare gli stessi acquisti per vedere in un'altra simulazione come può andare. Noi ci vediamo in un prossimo video. Come al solito vi ricordo di passare dal link in descrizione, di controllare i video usciti nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, perché c'è sempre qualcosa che può interessarvi. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.